Benvenuti in questa nuova top 5 di Borderlands 3. Oggi vedremo 5 armi o oggetti che vanno usati in quasi ogni build melee o che fanno danno melee o comunque ci siamo capiti. Partiamo subito dalla quinta posizione, la pistola leggendaria Psycho Stabber, pistola COV. Il motivo per cui in questa lista è molto semplice. Di base ha sempre almeno un più 40% danno bonus al danno corpo a corpo, al danno melee. Ma con le giuste parti può arrivare al valore più alto del gioco, più 340%, che è un valore assurdo. Inoltre però non siate fregati, spara coltelli, ma i coltelli fanno danno arma, non fanno danno corpo a corpo. Quindi l'unica cosa che serve a quest'arma è tenerla in mano e fare attacchi melee o abilità che fanno danno melee, eccetera, in modo che venga aumentato. Se la vorrete ottenere, la potrete andare a ottenere andando a sconfiggere Borman Nates alla periferia di Meridian con un 10% di drop rate. È anche abbastanza facile da trovare e veloce da farmare. Bisogna solo trovare la versione giusta. Al quarto posto ho inserito il Face Puncher. Qualcuno di voi mi prenderà per pazzo, ma fidatevi. I prossimi oggetti saranno tutti migliori del Face Puncher. Ora, ho già parlato di quest'arma in un video specifico sulla sua storia, se siete interessati ve lo lascerò qua sotto in descrizione o comunque la trovate nella playlist apposita. Ma cosa fa il Face Puncher? Il Face Puncher è uno shotgun che spara di norma da a 7 o 14 proiettili per colpo e il danno che fa questo fucile non è danno arma ma danno corpo a corpo. Questo vuol dire che se aumenterete il danno corpo a corpo con delle abilità, con delle reliquie, eccetera, aumenterete il danno di quest'arma. Se aumenterete il danno arma, aumenterete di nuovo il danno di quest'arma. Una sua particolarità è quella che non può fare colpo critico, se non grazie all'abilità di Flak che lo rende invisibile. È l'unica eccezione. E il danno che fa questo shotgun, appunto danno melee, non conta nel gioco come danno shotgun. Quindi non andate a potenziare il danno shotgun perché quest'arma non ne viene influenzata. In più, essendo un Hyperion, ha il solito scudino, ma di quello non ce ne frega niente. Era forte in passato, è nella media adesso e funziona solo in un paio di build, per cui non ve la consiglio più di tanto. Se però la vorrete, potrete andarla a farmare sconfiggendo Muldok, il consacrato, a Floodmore Basin, dove c'è la prigione, con un 15% di drop rate. Cosa c'è di migliore del Face Puncher nelle build melee? Uno scudo, lo Stinger. Sì, lo sto inserendo qua e no, non inserirò il Ward. Credo personalmente che i tempi del Ward siano conclusi. Persino il Revolter è migliore del Ward. Per cui no, quello scudo non andrei più a utilizzarlo nelle build melee. Quello che andrei a utilizzare è appunto lo Stinger. Per un semplice motivo. Questo scudo fa dei danni assurdi. Vediamo quindi il suo effetto. Innanzitutto, quando è completamente pieno, avrete un 50% di danno corpo a corpo bonus, che di base schifo non fa. La sua particolarità è che quando viene rotto, andrà a fare una nova intorno a voi che farà danno a tutti i nemici e questo danno sarà danno corpo a corpo e viene influenzato da tutti i potenziamenti al danno corpo a corpo. Inoltre, se un nemico vi attacca, gli farete, corpo a corpo, gli farete danno, ma quello non conta niente. Ora, perché è qui? Perché con la consacrazione, quella che attiva gli effetti degli scudi vuoti o pieni, quando usate l'abilità d'azione, beh, con questo scudo potete fare letteralmente il devasto. Come state vedendo, questo scudo può one-shottare la maggior parte dei nemici, Cioè, si sta parlando di decine e decine di milioni di danni continuamente. È qualcosa di assurdo. Inoltre questo scudo e il prossimo oggetto che vedremo dopo possono attivare l'Unleash the Dragon, ad esempio, che diciamo nomina speciale, non è nella lista, ma anche quella è un'ottima cosa nelle build melee. Per cui sì, questo scudo va utilizzato perché tanto le build melee funzionano su tutti a parte Mose. Mose non ci interessa farla melee, davvero. C'è solo una build specifica che farò in futuro con la melee. E comunque non ha bisogno di questo scudo. Se vorrete utilizzare lo Stinger dovrete faticare un po'. Infatti, per ottenerlo, dovrete andare a sconfiggere Anathema.
al takedown dei guardiani su Minos Prime con un 28% di drop rate. Dovrete stare molto attenti. Ma quindi c'è un oggetto, non un'arma, ma un oggetto che è migliore dello Stinger? Sì, la granata Fishlap. Lo so, le granate fanno schifo in Borderlands 3. Questa non conta, questa non è una granata. Questa è una bomba nucleare corpo a corpo a distanza. È una cosa stupida. Può essere di qualunque elemento e anche non elementale, quindi va bene tutte. E appunto, questa granata ha una semplicissima particolarità. A parte che, quando colpite un nemico, genera una granata extra che farà un rimbalzo sul nemico, mentre la granata continua a rimbalzare, quindi colpisce più volte. Questa granata fa danno corpo a corpo, ma si sta parlando di 40, 50, 60, a volte anche 70 milioni di danni con un'esplosione. E poi c'è la granata aggiuntiva che casca sul primo nemico colpito, e poi c'è la granata che continua a rimbalzare. È una cosa assurda. Uno dei migliori metodi per attivare l'Unleash the Dragon o delle abilità melee, perché state vedendo, disintegra. E le granate alla fine in Borderlands 3 fanno schifo, è vero, ma è abbastanza facile trovare le munizioni. Per cui potete anche spammarla, letteralmente. È una veramente granata fortissima. Una delle migliori del gioco, sono sicuro. Ora, se volete ottenerla, non serve DLC né nulla. Dovrete andare a sconfiggere Joy Ultraviolet alla Villa Ultraviolet, oppure due miniboss, Fishlap, appunto, e Tyrone il piccolo. Joy Ultraviolet è un 11% di drop rate, i due miniboss un 6,6% di drop rate ciascuno. È molto carina. E ora il gran finale. Cosa mai potrebbe esserci di meglio di tutto ciò che ho mostrato fino ad ora? Beh, l'arma più forte di tutto Borderlands 3. Ci siamo capiti. Il Blade Fury. Quest'arma è assurda. Fa talmente tanto danno e ha dei bonus talmente forti che letteralmente su un personaggio a caso senza build funziona sciotta. Quindi immaginatevi su un personaggio con una build melee. Ora, quali sono tutti i suoi bonus e le sue particolarità? Partiamo subito con un più 30% al danno melee. In questo caso non va a sommarsi al resto, cioè se avevate già un più 300% di danno corpo a corpo, non diventa più 330%. No. Questo è moltiplicativo. Questo vuol dire che è un 30% in più di tutto il totale. Quindi di base già solo tenere quest'arma in mano vi rende estremamente più forti. Inoltre, i proiettili che spara sono dei coltelli su cui è appiccicato un proiettile, abbastanza lenti, ma che vanno sempre in linea retta, non cascano e sono abbastanza precisi. Ora, appunto, c'è un coltello e un proiettile in ogni sparo. Il proiettile fa il 100% del danno dell'arma come danno splash, senza nessun danno d'area. Quindi sì, può funzionare persino con Mose quest'arma. Mentre la parte coltello del proiettile fa il 50% del danno dell'arma, ma come danno melee, corpo a corpo, non elementale. Però non può fare colpo critico questa parte, solo il danno arma può fare danno colpo critico. È una cosa stupida, davvero. I danni che fa sono assurdi, qualunque bonus gli date la rende più forte, ovviamente se andate a potenziare il danno corpo a corpo è meglio. È da fuori di mente. Ma non è finita qua. La parte danno arma, purtroppo non la parte corpo a corpo, ignora la maggior parte delle fasi di immunità dei boss. Tyrin quando diventa invincibile la potete continuare a danneggiare. Il furibondo quando diventa invincibile lo potete continuare a danneggiare. Eccetera eccetera eccetera. È una cosa stupida. Quest'arma è assurda e c'è un motivo. Se è per me l'arma più forte di tutto Borderlands 3. Per ottenerla sarà relativamente semplice. Vi basterà avere il DLC 6 Director's Cut e la troverete nella carta della Cripta 3. Basteranno 5 chiavi per sbloccarla. È una cosa assurda. Detto ciò, vi invito a cliccare qui per vedere il mio video invece sulle 5 armi più rare in tutto Borderlands 3.